Al via Pescara gli stati generali della pesca con il ministro Lollobrigida in collegamento video, un confronto con operatori per identificare strategie e promuovere sinergie tra imprese, governo regionale e istituzioni coinvolte, hanno detto gli organizzatori. Gli stati generali della pesca e dell'acquacoltura rappresentano un'occasione strategica di confronto e riflessione verso un percorso di crescita condiviso e comune finalizzato a rendere più forti e competitive le aziende del settore. Così il vicepresidente con delega all'agricoltura e pesca Emanuele Imprudente sugli stati generali della pesca. Nel corso dei lavori sono stati illustrati i risultati degli investimenti e dell'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e prospettate le future strategie. È la prima volta che si fa un stage alla pesca per dare innanzitutto dignità a un comparto, ma soprattutto per tracciare quello che è il bilancio della vecchia programmazione, dell'attività fatta, dei tanti problemi che sono in campo e poi anche per la prima volta per tracciare un percorso e l'approvazione di un documento che è un documento condiviso con tutti i portatori di interesse di questo comparto, che è stato, diciamo così, stilato a seguito di giornate di ascolto su tutte le province della nostra regione. Traccia il percorso su quella che sarà il nuovo FEAMPA, di quella che è l'idea che noi vogliamo dare alla pesca abruzzese, ripartendo dalle criticità e quindi puntando molto su quello che potrà essere la potenzialità per i giovani, su quello che potrà essere l'innovazione e la digitalizzazione, su quello che dovrà essere il rispetto dell'ambiente, nella conservazione della biodiversità, ma anche nel dare opportunità per quanto riguarda innovazioni legate alla flotta e ovviamente progetti specifici di recupero rifiuti e quant'altro. I pescatori non sono il male del mare, anzi ne sono i custodi, ha detto il ministro Lollobrigida in collegamento. Allora, oggi siamo qui a ribadire insieme alla regione, insieme al mondo della pesca, insieme a coloro che con attenzione guardano al futuro, che questo governo c'è, si impegnerà in questo senso, lo farà in ogni consesso italiano ed europeo. Non ci arrenderemo alla scomparsa dei nostri settori strategici solo perché qualcuno, magari da divano, davanti a un teleschermo televisivo, ci deve raccontare come chi vive l'ambiente debba proteggerlo senza che questi ambientalisti del ZTL pretendano prima di conoscerlo e approfondire quanti sacrifici fanno le nostre marinerie, i nostri pescatori e i nostri acquacoltori. Francesco Di Filippo, dirigente economia ittica della regione Abruzzo. Soprattutto Abruzzo Blue Deal vuol dire programmare insieme agli operatori del settore gli investimenti nel tempo e con obiettivi programmati insieme a loro e così anche gli interventi di ricerca necessari al settore.